Claudio, Italia's Got Talent, dai Paolo, mi sono sembrato un giudice un po' cattivello, anche il povero uomo dinosauro hai bocciato. Ma quello faceva era... No, perché quelli che avete visto, tipo l'uomo dinosauro, era una fetta per fortuna poca, molto divertente, no? Di quelli che noi in gergo chiamiamo i freaks, cioè quelli che si presentano coscienti di fare delle cose così un po' trash. Frank aveva dei sintomi. Sì, lui rideva tanto, però poi alla fine mi sembra che anche lui l'abbia segato. Sono stato io a segare. Ho segato il dinosauro. No, ma poi si è salvato, mi sembra, dal promo così si capiva. No, ma poi erano dei giochi anche di noi, stavamo... No, sono stato anzi, a parte il dinosauro e a parte qualcun altro, Iguan, cioè un po' di gente l'ho segata, insomma, però sono stato forse troppo generoso agli inizi, perché abbiamo trovato talenti veri, per cui segare uno che si presenta in 100 secondi, che non è facile, in 100 secondi far ridere o far emozionare. Certo. Quindi all'inizio devo dire, dato più sì che no. Senti, una domanda sul cinema per un uomo di cinema, anche un uomo di cinema. I film sui supereroi ti piacciono? Sì, molto. Questo Burn che ha vinto l'Oscar l'hai visto? Eccezionale, uno dei film più belli di questa stagione. E questa polemica che ha lanciato il regista, ha detto Hollywood genocidio culturale, troppo i film sui supereroi. E il regista di Guardiani della Galassia gli ha risposto un po', ma vaffanculo. Tu da che parte stai? No, io... Come diceva Mao Zedong. Addirittura? Che 100 fiori sboccino. Quindi io sono per i 100 fiori che sboccino, quindi che le diversità... Io guardo ai film che non vede nessuno, nel senso Faust, quello... No? Giusto, è un cinefilm. Adoro il cinema francese, ma mi piacciono i film d'avventura. In ogni film vedo... Ho un motivo per godere, a volte magari non è la storia che mi attanagli più di tanto, magari è la scenografia, è la recitazione di un attore, quindi che 100 fiori sboccino, vadano per i supereroi, perché ai ragazzini, a mio figlio piacciono tanto, e vada anche per Birdman che prende in giro quelli che hanno supereroi. Senti, una domanda invece da Jig, so che sei un Mac user, stasera Apple presenta l'Apple Watch, ma tu questi wearable, questa tecnologia che ti controlla il cuore, i passi, che ti dice quanto dormi, ti mette ansia o... Devi controllare quanti passi ho fatto oggi, perché ho tutto... Siri, chiedo Siri, come è andata oggi? Quindi a te piace o la vivi con ansia? No, con ansia no, non riesco a stare al passo, a volte inciampo, non capisco, poi lascio tutte e mi sgrida, oggi hai fatto pochi passi, invece ne ho fatti tantissimi, ho solo lasciato il telefonino sul comodino, quindi sono un po' distratto, però quando succede, quando funziona, soprattutto mi gaso. E l'orologio ce l'hai? No. Sì, lo vedo, non è l'Apple Watch questo. È uno Swatch banale.